Anche la app di OneFootball ha dato ampio rilievo all'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Zvonimir Boban. Zvonimir Boban parla di Modric, voglio parlare chiaro ai tifosi, ai nostri tifosi. Modric simpatizza per il Milan, è il più grande, ha vinto l'anno scorso il pallone d'oro, è un giocatore di assoluto rilievo, ma non ci sono le basi perché Modric diventi un giocatore del Milan. Ora voglio anch'io dare il mio commento a queste frasi di Boban. Tifosi del Milan devono deprimersi per il mancato arrivo di un grande campione, o razionalmente devono valutare i pro e contro di questa eventuale, sembra impossibile, operazione. Metto il sembra perché nel calciomercato nulla è mai scontato. Allora, innanzitutto parliamo un po' del costo dell'operazione. Premesso che i tifosi del Milan, anche sul mio Instagram, dove metto sempre la rosa del Milan con i giocatori, i petali nuovi che arrivano già 6, compreso l'allenatore, mi fanno capire che il petalo centrale, nel bocciolo, avrebbero voluto veramente Modric per il desiderio di avere il campione, di avere il grande giocatore, di avere il sogno dell'estate. Ricordiamo negli anni passati Iniesta, gli Ibrahimovic, Rui Costa e tutti questi giocatori che erano i sogni che poi spessissimo, quasi sempre ai tempi dei tempi, si sono poi avverati. E quindi incominciamo a dire che do il mio parere sapendo magari di scontentare dei tifosi che volevano il grande campione nella rosa, e Modric sarebbe stato una risposta alle altre squadre che stanno potenziandosi in maniera importante, mentre il Milan si sta rinforzando in maniera funzionale, meno in maniera ampiamente mediatica ma funzionale. Ma conta anche l'esprit, conta anche lo spirito, l'illusione, la fantasia, è inutile pensare solo razionalmente al funzionale. Però voglio dare il mio parere. Allora, innanzitutto, premessa, il costo dell'operazione sarebbe stato un costo importante. Il giocatore prende 12. Chissà perché quando si parla di un giocatore che prende 12, tanto viene al Milan e si riduce lo stipendio, come se io e voi passaste in un'altra società e chissà perché siete d'accordo a ridurvi lo stipendio. D'accordo che l'ha uno stipendio di 12 milioni e tutti noi non prendiamo uno stipendio di 12 milioni, ma vorrei capire perché un giocatore che prende 12 deve improvvisamente decidere di prenderne 5 o 6 o 7, visto che gioca al Real Madrid, quindi non gioca in una squadretta, deve venire al Milan, un grande club, però viene dal Real Madrid. E quindi bisogna già capire perché così facilmente noi diciamo che un giocatore si deve togliere 10 miliardi di stipendio l'anno, perché 5 milioni di euro sono più o meno 10 miliardi, per venire al Milan, dato che è al Real Madrid. Quindi bisogna capire anche questo. Quindi facciamo finta che si riduca, ma non capisco perché si riduca, e va bene, comunque sono sempre 7-8, che uno stipendio importante, posto che poi il Real Madrid dovrebbe darlo in prestito. Anche lì bisogna capire perché non lo deve cedere. Attenzione che il Real Madrid non ha ceduto James Rodriguez così facilmente, quindi è attento ai conti la squadra madrilena, cioè non regala nulla a nessuno. Detto questo, io sinceramente questa operazione non mi ha mai entusiasmato in maniera importante, ve lo dico, anche se sono criticato, rispetto come sempre le vostre opinioni che saranno contrarie, perché il Milan in quel ruolo è già coperto, ha preso un giovane giocatore, il miglior giocatore della Coppa d'Africa, che non sarà Modric, però è sempre il miglior giocatore della Coppa d'Africa. Ha un'alternativa importante, Biglia, che, ripeto, è un'alternativa, un giocatore argentino che sa occupare il ruolo, quindi non è la priorità trovare il regista. Il Milan ne ha già 2 lì, e lo stesso Çalhanoğlu può anche adattarsi. Quindi a livello di investimenti sarei andato su altri giocatori più che su Modric in quel ruolo. Questa è la mia opinione, perché ripeto, Modric e poi l'età. Un conto secondo me è prendere Cristiano Ronaldo a quell'età, 33-34 anni, che ti ribalta completamente l'atmosfera, le prospettive,
grande giocatore che ti risolve le partite. Il centrocampista centrale, tra i giocatori poi di corsa, difficilmente riesce a risolvere la partita se non ha delle figure di fianco che lo possano aiutare in maniera importante. Quindi ecco perché secondo me io non ho mai fatto un tifo, sarei contento se arrivasse Modric, attenzione, ovviamente, però investire, io ho calcolato 2 o 3 anni di investimento a 7-8 milioni, posto che deve togliersene 4, no? Già ribadito, non capisco il perché, sono 24, non è più 48 perché non è più il 100%, ma il 50, direi 36. Se anche il Real Madrid cederlo in prestito, non credo, voglia magari 30-40, un'operazione da 76 milioni di euro. Non vedo il Milan che rifiuta l'arrivo di Ibrahimovic, possa buttarsi in un'operazione per un 33enne. Quindi, secondo me, spero che il Milan questi soldi, se li ha veramente in cassa, li investa in altri ruoli. Modric, grande giocatore, se arrivasse sarei contento, ma i soldi li investirei in altri ruoli. Questo è il mio parere, poi aspetto anche la vostra opinione. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.